un onore parlare dopo il maggiore dei carabinieri e parlo a nome di tutti i partecipanti. Devo dire a Iana che quando ha fatto il discorso nel momento dell'inaugurazione e tutti noi giocatori eravamo pronti per entrare in campo, ci hai trasmesso una grande emozione che si vedeva nei volti dei giocatori. Quando abbiamo sentito le tue parole su Roberta, la luce che splendeva intorno a Roberta, sono state parole che sicuramente rimarranno scolpite ancora di più nei nostri cuori. Roberta ormai è entrata nelle nostre famiglie, è una nostra figlia, per quelli più piccoli una sorella, e noi dobbiamo dare testimonianza non soltanto nello sport, ma soprattutto nelle istituzioni, nelle scuole, perché Roberta deve risplendere sempre, il suo ricordo dovrà essere sempre vivo e deve essere da stimolo affinché questa cittadinanza caccamese, tutti noi caccamesi, possiamo attraverso Roberta catalizzare i valori importanti della vita. Non dovrà più succedere a Caccamo quello che è successo. Roberta rimarrà sempre nei nostri cuori e attraverso questo torneo, cara Iana, cara famiglia Siracusa-Brancato, dovete contare sempre su di noi, perché lo sport è vita e noi saremo sempre presenti e sempre vicino a voi.